Signori e signore, buonasera. Nel ringraziarvi per essere stati con noi finora, vi invitiamo a restare in nostra compagnia con i programmi della nostra emittente. Dagli studi di TV Prato in Via Roma, va ora in onda, va ieri in onda. Buonasera, questa sera ci occupiamo in compagnia del dottor Albini, il quale lo ringraziamo che da un po' di tempo è qui presente negli studi di TV Prato per parlarci dei problemi otoiatrici, diciamo, e ci siamo occupati le scorse settimane in modo particolare delle varie situazioni dell'orecchio e abbiamo, mi sembra nell'ultima trasmissione, anche accennato che non è soltanto l'orecchio non è che serva soltanto all'udito, ma ci sono anche delle altre strutture delicate e particolari che servono anche all'equilibrio, no? All'equilibrio. E noi la nostra trasmissione di questa sera l'abbiamo intitolata appunto La vertigine, perché alcune alterazioni di queste strutture possono provocare la vertigine o le cosiddette vertigini. Non c'è dubbio che è questo un sintomo, tra l'altro, anche molto frequente e magari dovuto anche non soltanto alle cause di cui diremo questa sera, ma dovuto anche ad altre cause, ma certamente diciamo che la struttura vestibolare appunto dell'orecchio ha una grandissima importanza nel determinare appunto questo tipo di sintomatologia, che tra l'altro dicevo prima ad Enrico che perlomeno nel mio riscontro di medico di base trovo anche frequentemente come sintomatologia, ecco, che mi viene riferita appunto dai pazienti. Sì, abbiamo appunto una condizione di alterazione praticamente del vissuto di posizione del corpo rispetto allo spazio, quindi condizione che provoca sensazione di disagio, come se si perdesse completamente i riferimenti, lo spazio si muovesse rotando. Questa sensazione l'hanno provata praticamente tutti, perché è provocabile, ecco, da ragazzi abbiamo giocato qualche volta a ruotare su noi stessi, poi fermarsi all'improvviso e vivere la sensazione di vertigine per l'attivazione delle strutture che il dottor Albini, con la solita competenza con cui ci ha informato sugli altri particolari anatomici e funzionali dell'orecchio, ci presenterà anche questa mattina. Quindi una sensazione di estremo disagio riferita a condizioni di varia natura, sia centrali che periferiche, perché giustamente noi stiamo trattando una zona, cioè l'orecchio e la parte che è riferita alla zona dell'osso temporale, a quelle strutture che sono collegate sia con il naso che con il rinofaringe, con una parte anche delle vie respiratorie, ma non dobbiamo dimenticare che il collegamento più importante è certamente quello con il sistema nervoso centrale, cioè con i sistemi di elaborazione. Quindi una struttura questa che noi prendiamo in esame oggi, che è a cavallo fra le informazioni in entrata da diverse vie, una integrazione di questa informazione, quindi una prima elaborazione, e la trasmissione di questa informazione alla centrale di interpretazione dell'informazione. Quindi un nodo molto importante. Quindi ringrazio l'amico dottore Enrico Albini di essere qui con questa particolare modo e con questa particolare condizione di informazione, come le altre volte ha portato figure che renderanno molto chiare anche queste spiegazioni. Quindi potremmo avviare, diciamo, da un cenno anatomico, no, certo, della situazione. Ringrazio la redazione di K33 e con questo anche l'Associazione Medica Fratese, che mi dà l'occasione di essere presente a queste trasmissioni. Avrete già capito che dall'introduzione doverosa e precisa dei miei colleghi che si tratta di un argomento un pochino complesso, quindi io cercherò nella possibilità di essere più semplice possibile, e quindi non me ne vogliono i telespettatori se qualcosa a loro non rimarrà molto chiaro, ma credete, è un argomento
che è veramente complesso anche per noi specialisti. Quindi entriamo subito nel merito della cosa e direi, come ha detto giustamente il dottor Biancalani, di parlare per brevi cenni del sistema vestibolare, e quindi io parlerò, parlando di vertigini, di sistema vestibolare. Perché sistema? Perché è tutto un apparato di tipo recettoriale, cioè di chiamiamolo di tipo elettrodi, se si parlasse in campo di tipo elettrofisico, cioè in cui ci sono degli impulsi che vengono dalla periferia e altri impulsi che vanno poi a livello della corteccia e dei centri superiori. Quindi in questo caso noi parliamo di un sistema che raggruppa varie strutture, e direi tra queste strutture noi possiamo subito accennare, pregando la regia di mettere in onda, ecco, questo disegno è uno spaccato abbastanza schematico del sistema vestibolare, e precisamente noi vediamo sulla nostra destra degli archi che sono i canali semicircolari. Abbiamo tre canali semicircolari, due in posizione verticale che sono il canale semicircolare anteriore e posteriore, e uno posto in posizione orizzontale che è il canale semicircolare laterale. Poi abbiamo questi canali si raggruppano nell'utricolo, che è una specie di forma grossomodo ovoidale, il quale poi è collegato con un'altra zona abbastanza vicino che è il sacculo. Susseguentemente questi due, l'utricolo e il sacro, sono collegati fra di loro attraverso il dotto endolinfatico e poi terminano nel sacco endolinfatico. Come vediamo sulla sinistra, vediamo un'immagine a chiocciola, e infatti è la parte dell'apparato uditivo dove avevamo la famosa chiocciola e il canale cocleare. Ecco, a questo livello noi vediamo che c'è un collegamento anche quindi con l'apparato uditivo. Questo è già una prima notizia importante, in cui quando noi parliamo di sistema vestibolare non possiamo mai scindere la parte acustica dalla parte vestibolare, tant'è vero il nervo ottavo, l'ottavo paio di nervo cranico che si chiama nervo acustico, si chiama anche steto acustico, cioè steto perché riguarda l'apparato di tipo vestibolare che è deputato all'equilibrio, e la parte acustica. Quindi se noi considerassimo un tubo della luce, abbiamo un tubo della luce con due fili. Uno è di un colore che potremmo pensare ai fili della sippe, quello bianco e quello rosso. Uno è il nervo acustico e uno è il nervo vestibolare, che corrono tutte e due in uno stesso canale. Quindi da questo si può capire che un problema di tipo acustico può determinare anche problemi di tipo vestibolare, e come anche l'opposto, cioè un sistema vestibolare alterato può dare dei disturbi di tipo acustico. Quindi questa è una prima notizia che direi importante per far capire la complessità delle strutture. E poi abbiamo, oltre queste particolarità, abbiamo anche i nuclei vestibolari che sono delle strutture nervose che si trovano a livello del tronco encefalico, è una zona piuttosto complessa che si trova a metà strada fra il bulbo e il ponte a livello proprio dell'encefalo, e da qui poi partono tantissime terminazioni nervose che portano le informazioni della periferia a livello cerebrale, a livello della corteccia, prima a livello sottocorticale e poi a livello della corteccia. Quindi è chiaro che dalle alterazioni che noi potremmo avere di tutte queste strutture, noi potremmo avere delle sindromi vestibolari, cioè dei disturbi. Per sindrome si intende un insieme di disturbi, un insieme di sintomi. Basta che io abbia, per esempio in caso di raffreddore, una rinorrea, cioè un'uscita di muco, e il naso un pochino tumefatto, è già una sindrome, perché ho già due disturbi. Quindi per sindrome si intende un insieme di disturbi. E è chiaro, nel caso delle sindrome vestibolari, sono delle alterazioni del sistema cosiddetto, come noi parliamo, di tipo propriocettivo, cioè riguardano un campo specifico, e guarda caso in questo campo riguardano i movimenti di accelerazione della testa, cioè della testa rispetto al tronco. Quindi tutte le volte che noi stiamo fermo con il tronco e ci spostiamo con la testa, modifichiamo una stimolazione a livello dell'apparato vestibolare, il quale apparato, se è in condizioni di normalità, darà l'informazione della nuova posizione che ha assunto la testa rispetto al corpo, e non avremo nessun disturbo. Quando invece avremo in seguito a questo movimento
un disturbo che chiameremo vertigine, e qui poi vedremo in un secondo momento di che tipo, ecco, a quel punto lì c'è qualche cosa che non funziona più, cioè che i relè collegati con la centralina elettronica è segno che c'è qualcosa che non va, c'è un difetto che può essere o alla periferia oppure al centro, oppure può essere anche misto, cioè ci può essere una compartecipazione. Quindi io credo di schematizzare in questo senso, perché sennò diventa molto più complesso. Ecco, quindi quando noi ci affacciamo a una finestra, che cosa succede? Succede che abbiamo la sensazione di vertigine, cioè mi sembra di cadere. Perché? È chiaro che la nostra testa, al momento in cui si affaccia alla finestra, cambia posizione rispetto alla posizione eretta, rispetto al nostro tronco. È in quel momento in cui, attraverso gli occhi, ci aiutiamo, guardando le cose, per poter sapere prima di tutto a che altezza siamo e comportarsi di conseguenza. Comportarsi di conseguenza significa di condizionare il nostro apparato muscolo-scheletrico, prevalentemente a livello delle gambe, in maniera da contrarre i muscoli delle gambe e rimanere più appoggiati in terra. Questa è l'informazione che ci dà la nuova posizione della testa, e quindi la sensazione di vertigine, alla quale noi ci compensiamo facendo questo movimento. Quindi, quante volte ci capita nella vita di tutti i giorni, senza bisogno di avere una malattia, di avere queste sensazioni? La stessa posizione supina, da passare dal quando siamo a letto supini, completamente sdraiati, ad alzarsi, certe volte in maniera brusca o certe volte anche in maniera naturale, normale, abbiamo la sensazione che qualcosa si sposti. Ecco, questo qualcosa noi in campo specialistico chiamiamo che è una sensazione erronea, cioè quasi un'allucinazione, vorrei andare al di là di queste parole, cioè una sensazione sbagliata fra noi e l'ambiente esterno. Quindi si tratta di stabilire se siamo noi che siamo fermi e l'ambiente esterno si muove, oppure l'ambiente esterno che si muove e noi stiamo fermi. Quindi, ecco, a seconda di queste diversità noi potremo entrare nel merito delle sindromi vestibolari e poter riuscire a capire abbastanza bene se si tratta dei disturbi periferici o centrali e se sono coinvolti altre strutture a livello della corteccia, del tronco encefalico e dei vari livelli. Quindi una struttura periferica, definita come periferica, anche se si trova nella zona, certo, della testa, e quindi apparentemente centrale, però di rilevamento, ecco, diciamo, di rilevamento di un'informazione. Questa informazione prevalentemente è quella di posizione, della posizione, cioè della testa rispetto al corpo, della testa e del corpo rispetto allo spazio. Certo. Questa informazione viene rilevata da strumenti particolari, estremamente ingegnosi, che sono delle meraviglie proprio della programmazione costruttiva del nostro corpo, i quali notano ogni variazione dei rapporti fra noi e lo spazio, evidentemente, e le variazioni di movimento che il nostro corpo fa nello spazio. Poi questa informazione, che non è cosciente al momento stesso del rilevamento, viene trasmessa attraverso strutture intermedie che sono di elaborazione e di interconnessione con i sistemi di adattamento automatico, e cioè questa informazione può andare anche direttamente subito a rimettere in fase un muscolo per riequilibrare lo spostamento, senza che la situazione diventi cosciente, cioè in maniera automatica, e contemporaneamente viene trasmessa nella zona centrale. Enrico ha parlato giustamente di corteccia, dove cioè la sensazione diventa cosciente, quindi dove prendiamo coscienza della nostra nuova posizione. Certo. Il caso per esempio di quello che va sul lotto volante, il quale ha la sensazione di sprofondamento quando arriva alla discesa, ma è cosciente dello sprofondamento. Ecco, questi sono livelli diversi di informazione. Con queste vengono, in quei centri di cui si parlava, al di sotto della coscienza, integrate, cioè aggiunte nell'insieme dell'elaborazione, anche informazioni che vengono da altri sistemi informativi, come per esempio dallo spino cerebrale, cioè da tratti che vengono attraverso il sistema del cervelletto, e vanno, cioè escono da questo sistema di integrazione intermedio, a nervi motori, che mettono in fase altri organi come per esempio gli occhi, quindi un collegamento anche con la vista. Quindi, tanto è vero, se noi si può far vedere da parte della regia un disegno, ecco, questo disegno mi serve per integrare quello che abbiamo detto, cioè per far vedere l'orientamento che hanno i canali semicircolari rispetto alla testa.
Come vediamo sulla sinistra, noi vediamo l'interno di un cranio e noi vediamo un labirinto destro e un labirinto sinistro. Noi vediamo i due canali semicircolari anteriori e posteriori che sono orientati su un piano sagittale e compiono un angolo di 45 gradi. Molto ben preciso, perché Madre Natura ha fatto sì che ogni parte dello spazio fosse controllata da questi canali semicircolari. Mentre sulla nostra destra noi vediamo invece il canale semicircolare laterale che compie un angolo di 30 gradi rispetto all'altro piano. Quindi noi vediamo tutta la spazialità particolare dove sono situati questi canali semicircolari. È chiaro che questo perché? Perché facendo tutti i vari movimenti del corpo noi siamo coperti, tra virgolette, dall'apparato vestibolare, il quale ci dà tutte le informazioni possibili e noi non è che spostandoci in una certa posizione cadiamo in terra, non cadremo mai a condizioni che l'apparato vestibolare funzioni perfettamente. E per riprendere il discorso di Franco, è chiaro che gli occhi diventano un recettore fondamentale per il discorso vestibolare, perché è chiaro, siccome c'è una connessione con i nuclei oculomotori, oculomotori significa un nervo particolare, il terzo nervo paio cranico, che è importante, in cui sono collegati a questo livello con i muscoli della muscolatura dell'occhio, per cui in seguito alla presenza di una posizione particolare che la nostra testa ha preso rispetto al tronco, avremo la risposta da parte degli occhi di un movimento lento, molto graduale, per l'assumere la vecchia posizione, il quale poi piano piano questo movimento verrà richiamato in maniera rapida da un altro muscolo che agirà controlateralmente, cioè in maniera opposta rispetto al primo. Quindi noi che cosa avremo? Avremo una risposta che parleremo di nistagmo vestibolare, cioè questo concetto di nistagmo che cos'è? È il movimento ritmico dei bulbi oculari che fa sì che l'individuo non abbia la sensazione in quel momento di vertigine. Cioè il nistagmo è uguale a vertigine, però nel momento in cui avviene questo nistagmo ho la compensazione della nuova posizione che la mia testa ha assunto, per cui io posso in un secondo momento, questo nistagmo piano piano scompare. Quindi è un movimento di difesa in un certo senso, però nello stesso tempo è anche un movimento importante di diagnosi, perché io quando ho un paziente che ha delle vertigini, la prima cosa che guardo non sono gli orecchi, ma sono gli occhi. E questo certe volte dei pazienti sono un pochino frastornati, perché dice: io sono andato da uno specialista degli orecchi, del naso e della gola, e mi ha guardato gli occhi, forse non ha capito il problema. Invece è proprio dagli occhi che noi possiamo vedere certe piccole scosse che sono importanti, che ci dicono indirettamente a che livello sia il suo vestibolo, cioè se ha dei problemi, e quindi in un secondo momento andremo poi a fare tutta la scaletta diagnostica dei vari accertamenti. Ma attraverso gli occhi noi possiamo già avere un'immagine del suo apparato vestibolare. E questo mi serve anche per dire che le funzioni del sistema vestibolare sono essenzialmente tre. Cioè noi abbiamo quella di contribuire all'orientamento spaziale, e se questo orientamento spaziale diventa alterato avremo la vertigine, al mantenimento del tono posturale, cioè dei movimenti per quanto riguarda i muscoli del nostro tronco e degli arti inferiori, ecco, mantenere un tono nei muscoli in maniera che la postura, cioè la posizione che l'individuo in quel momento ha assunto, sia sempre mantenuta. Un'alterazione di questo determinerà turbe dell'equilibrio, perché chiaramente se i muscoli non funzioneranno potremo cadere in terra addirittura. E infine un altro è quella di mantenere la posizione degli occhi durante i movimenti della testa in una certa posizione. Se questo non avverrà, avremo che cosa? Avremo il nistagmo di cui abbiamo detto. Quindi queste sono le tre funzioni fondamentali del sistema vestibolare. Quindi noi, quando andiamo a studiare una vertigine, noi controlliamo questi tre parametri. Controlliamo il tipo di vertigine, controlliamo il tono posturale, cioè se la posizione del corpo ha avuto dei problemi, quindi le turbe dell'equilibrio, e poi controlliamo il nistagmo, cioè quella scossa particolare che ci ha detto che muovendosi gli occhi c'è stata una vertigine. Quindi da tutti questi tre parametri noi possiamo abbastanza, diciamo in maniera buona, possiamo fare una diagnosi di una sindrome vestibolare o periferica o centrale. È chiaro che poi ci saranno vari gradi
di tipo diagnostico che bisognerà affrontare. Quindi questo è importante. E quindi da questo noi capiamo che gli occhi rappresentano un recettore, cioè una zona che dà un'informazione al vestibolo molto importante. Quindi parleremo di cosiddetti recettori periferici in cui ci mettiamo il nervo vestibolare, l'utricolo, il sacco, le canali semicircolari, tutte queste formazioni. Per far capire poi diciamo un pochino meglio la sistemazione del sistema vestibolare, è importante dire questo, che nei canali semicircolari che cosa c'è? C'è un liquido che si chiama endolinfa, cioè la linfa endolinfa che ha questo nome. All'esterno abbiamo un altro liquido che si chiama perilinfa, cioè questi liquidi sono fondamentali perché il nostro apparato vestibolare galleggia, contenuto nella chiocciola, nella capsula labirintica, nel cranio, a livello dell'osso temporale, galleggia in queste strutture delicate. Quindi da questo può capire il telespettatore che facendo un movimento brusco questo galleggiamento può essere un pochino alterato, cioè si può avere uno scuotimento contro le pareti. Ecco, da queste informazioni e dal movimento dell'acqua, che noi, cioè dei liquidi che abbiamo dentro queste strutture, abbiamo la stimolazione di alcune strutture, che prego la regia di mettere in onda per far vedere. Ecco, questo è praticamente un'immagine che fa vedere i canali semicircolari collegati con la parte del canale cocleare, con quei filuzzi in scuro che sono praticamente il nervo vestibolare, che viene praticamente diciamo sfioccandosi da quelle strutture tondeggianti che sono le creste ampollari, cioè sono quelle strutture recettoriali particolari dove esistono delle cellule particolari, dove arriva il nervo vestibolare con delle terminazioni, delle connessioni, tutto particolare. Scusate se mi continuo a dire particolare, non posso entrare veramente in cose molto specialistiche, ma direi per sommi capi in questo modo. E quindi a questo livello, sia a livello delle canali semicircolari, l'utricolo e il sacro, tutte queste cose tramite il nervo vestibolare arriviamo a livello del tronco dell'encefalo, fino, come vediamo in questa bellissima immagine, fino ad arrivare a livello del midollo spinale. Quindi da questo noi vediamo tutte le connessioni tra la periferia e la parte del midollo spinale e le regioni sottotentoriali, fino ad arrivare al sistema reticolare, che è una sostanza reticolare che è una sostanza fondamentale di filtraggio di tutto ciò che viene dalla periferia e di immissione in circolo di quelle stimolazioni che servono, e quelle invece le altre vengono inibite, come si dice noi in campo di esatto, vengono controllate. Ecco, attraverso questi meccanismi noi possiamo avere una autoregolamentazione del discorso dell'apparato vestibolare. Quindi attraverso queste immagini noi riusciamo a capire che quando noi si parla di vertigine possono essere interessate sia il nervo vestibolare, sia i nuclei vestibolari, sia tutte le vie che sono collegate con il vestibolo. Quindi attraverso questa distinzione tra, qui parlerei di, ecco, questa è un'immagine che fa vedere per quanto riguarda la macula dell'utricolo e del sacro, noi vediamo in basso le cellule di sostegno collegate con la fibra nervosa, poi abbiamo in alto quella zona celestina che è la sostanza gelatinosa, entro cui al di sopra c'è una membrana, la membrana otolitica. Gli otoliti sono dei cristalli di carbonato di calcio e sono importanti. Questo ci può far comprendere come certe volte in seguito dei movimenti bruschi si ha una sensazione di vertigine, perché è come se noi avessimo il fondo marino, che a un certo punto c'è una grossa corrente, la sabbia si muove, è allo stesso principio. Quindi si va in un secondo momento, quando poi decanterà queste sostanze, ritornerà limpido il liquido e quindi non avremo più la sensazione vertiginosa. Ugualmente questa è la cresta ampollare che si trova a livello dei canali semicircolari, sempre in basso con le stesse terminazioni nervose che poi partono tramite il nervo vestibolare e vanno ai centri superiori. Quindi questa è un'immagine abbastanza semplicistica, credo, per far capire come è complesso il sistema vestibolare. E quindi a questi punti io mi sembrerebbe giusto dare dei cenni su certe
malattie, certe alterazioni a livello vestibolare che noi possiamo avere. Quindi da questo capiamo che possiamo avere delle sindromi vestibolari, cioè che interessano prettamente il sistema vestibolare, e altre extravestibolari, cioè che non interessano il vestibolo in sé per sé, ma per esempio disturbi oculari, disturbi muscolo-tendini, cioè altri disturbi che sono collegati al sistema vestibolare ma che hanno una importanza un pochino accessoria, direi. Ecco, per le sindromi vestibolari, qui ecco, io direi, per esempio, quando sono colpiti i recettori proprio labirintici, qui parlerei un momentino delle cause, cioè quali sono le cause che possono dare un disturbo vertiginoso, perché il paziente tutti questi discorsi può sapere, ma quando io ho la vertigine che cosa mi succede, cos'è che me lo causa? Ecco, allora direi, qui potremmo parlare delle famose cause infiammatorie, cioè in corso di infiammazioni, di processi flogistici infiammatori di tipo acuto o di tipo cronico, noi possiamo avere delle vertigini. E un esempio classico qual è? In corso di otite, un'otite media acuta, che può essere mediata da un batterio, uno stafilococco, un hemophilus influenzae che è piuttosto frequente, eccetera, si può avere un esito con restitutio ad integrum, cioè con guarigione perfetta, oppure si può avere in un secondo momento anche una vertigine. Ecco, in caso di questa vertigine, e di solito parliamo di cosiddetta labirintite, perché spesso il paziente viene da me e mi dice «c'ho la labirintite, mi giri il capo». No, cominciamo, la labirintite vuol dire processo infiammatorio. Di solito noi parliamo di labirintopatia, cioè un qualche cosa che colpisce il labirinto, e ci fermiamo lì. Poi bisogna distinguere qual è la causa, allora si entra nel merito. Quindi la labirintite cosiddetta sierosa, come si dice normalmente, cioè senza presenza di pus, eccetera, ecco, si ha una sensazione vertiginosa di tipo di solito irritativo, in cui si ha una vertigine piuttosto profusa, con nausea, certe volte associata a disturbi neurovegetativi, con nausea, sudorazione, certe volte anche con vomito, e qualche volta accompagnata a disturbi acustici, certi ronzii, certe ipoacusie. In caso nell'otite abbiamo un'ipoacusia seguita poi da un discorso vertiginoso. Ugualmente invece nelle otiti croniche, ecco, quelle sono un pochino più pericolose, quelle di tipo purulente, quelle con perforazioni, ecco, la sindrome vertiginosa è molto più frequente. Tant'è vero, ci sono dei pazienti che hanno, come noi parliamo chiaramente, il labirinto scoperto, in cui il timpano è scomparso. È chiaro, quando andiamo a fare delle medicazioni bisogna stare molto attenti, perché possiamo causare noi stessi, con la medicazione stessa, un giramento di testa, perché andiamo a toccare in zone molto delicate, vicino al vestibolo, e quindi si può avere un'alterazione. Tanto più che il vestibolo è così, sensibile alle variazioni di temperatura, ecco perché noi usiamo delle sostanze che non devono essere né troppo fredde né troppo calde, perché sennò stimoleremo noi a una vertigine l'apparato vestibolare. Questa è una prova semplicissima, chiunque vada al mare di maggio o di giugno e vada nell'acqua, anche a orecchio integro perfetto, quando esce dall'acqua ha la sensazione che gli giri la testa, dice oggi ho mangiato male, insomma non è vero nulla, è perché la temperatura dell'acqua è molto fredda rispetto alla temperatura, diciamo, corporea, e quindi c'è una stimolazione del labirinto e di conseguenza ha una sensazione vertiginosa, quindi non si devono impaurire. Poi naturalmente sarà da appurare se tutti i giorni poi quella avrà le vertigini, però diventa poi un adattamento del nostro corpo alla temperatura dell'acqua, quindi all'abitudine. Quindi, perché l'adattamento nel corpo umano è una cosa meravigliosa, fondamentale. Delle funzioni che sono state alla base della ricerca, per esempio, per le condizioni degli astronauti che sono stati in condizioni di assenza di peso e quindi di assenza di informazione, il discorso degli otoliti, cioè di quei piccoli sassolini che danno l'informazione, in quel caso quell'informazione era molto probabilmente non trasmessa perfettamente. Certo. Quindi, però, con l'allenamento si sono abituati praticamente, infatti, compensando con informazioni molte visive. Cose, non dico di quelle che sto dicendo io, ma delle ulteriori ricerche che abbiamo in questo campo, come dicevi giustamente tu, Franco, vengono proprio dalle ricerche che sono state fatte dagli astronauti, perché in assenza di gravità si può studiare tutto quello che non è possibile studiare in presenza di gravità. E quindi possiamo controllare molto bene il discorso labirintico, eccetera. Provocare una vertigine in assenza di gravità è quasi difficile, molto difficile. Quindi questo dimostra che la gravità ha una notevole importanza. Ecco perché noi siamo fatti con quei canali semicircolari messi in quella posizione. Purtroppo fugge rapidamente. Per quanto riguarda il problema della terapia, no? Forse sì. È interessante anche questo. Intanto
diciamo, al meglio di base capita delle sintomatologie varie, no? Certo. Si va da una sintomatologia modesta a una sintomatologia certo. Molto grave, certo. Anche, no? Per cui a volte necessita anche ricovero in ospedale, esatto, certo. Ma non sempre, diciamo, certo, no? Questo certo. A volte si fa l'invio allo specialista, certo. Oppure ecco, come terapia dico, quali sono la situazione attuale? La situazione attuale è una situazione in cui i farmaci vasoattivi che esistono in circolazione sono ottimi. Tra questi ci metterei anche le flunarizzine, che sono dei farmaci che hanno avuto un grandissimo successo e ancora oggi. Anche i calcio antagonisti sono importanti in questo campo, gli antiaggreganti piastrinici, cioè tutto ciò che può migliorare la circolazione a livello delle zone interessate, perché gli spasmi circolatori, i disturbi circolatori per gli interessamenti labirintici sono molto frequenti, ecco, tutto ciò ha una buona funzionalità. E poi delle volte è una terapia sintomatica. Cioè va in base al disturbo che uno ha. Il ronzio delle volte è difficile toglierlo, l'ipoacusia se migliora praticamente il discorso circolatorio migliora anche il nervo e quindi va via l'ipoacusia. La vertigine è una cosa molto graduale e piuttosto lenta, però si può avere una restituzione di integrum. È chiaro che dopo saranno dei pazienti che andranno controllati nel tempo, perché come ripeto la vertigine, il paziente che ha avuto una vertigine ha sempre paura che gli ritorni la vertigine e quindi bisogna stare sempre alla finestra e controllare la situazione. Oggi abbiamo presentato un argomento di estremo interesse proprio per questa possibilità di avere persone che stanno in stato di allarme. Abbiamo visto l'ultima tavola che è passata mentre Enrico stava parlando delle ultime cose, che riepilogava le strutture più importanti che sono coinvolte nelle sindromi vertiginose che abbiamo sentito essere da cause diverse che agiscono in zone diverse. Questa tavola che vi viene ripresentata è quella che le riepiloga dal labirinto che vedete in azzurro alle strutture, i bulbi oculari che sono in avanti, la corteccia cerebrale, cioè l'elaboratore centrale che interpreta la informazione, al cervelletto e alle strutture, diciamo, bulbo-pontine reticolari. Quindi l'insieme di queste cose dà una struttura funzionale di questa sofisticazione, di questa precisione. Vediamo come la macchina umana è estremamente perfetta, anche perché consente che tutte queste possibilità di adattamento, compresa quella alla vita nello spazio. Auguriamo a tutti di non avere vertigini, ma se vertigini hanno, di poter fare precocemente la diagnosi per poter applicare quei metodi terapeutici che abbiamo sentito in una certa misura, anzi nella maggioranza dei casi, possono riportare alla normalità questo insieme di sensazioni, percezioni e di elaborazioni di dati, possono riportare a una normalità compatibile con le funzioni normali della vita quotidiana. Ringraziamo il dottor Enrico Albini, l'Associazione Medica Pratese e un cordiale arrivederci a tutti i nostri telespettatori.